C'è Zigoni qui in postazione con noi. Buonasera, intanto l'autore del gol del 2-2. Ci avevi provato con Plizzari che ti ha detto no, sul tapin poi hai trovato il pareggio. Sì, devo dire che è un pareggio che ci fa molto contenti per il morale, perché venire qua a Pescara e essere sotto i 2-0 non è mai facile recuperare. È un punto che ci serviva per la classifica, perché abbiamo avuto un brutto 2023 ed eravamo molto in crisi e speriamo che con questo punto di tirarci su. Poi avete anche avuto l'occasione con Pandolfi per fare il terzo gol, la palla si è stampata sull'incrocio dei pali, il Pescara ha avuto tantissime palle sul 2-0 per andare con 3 gol di vantaggio, diciamo che è stata una partita piacevole sotto quel punto di vista. Sì, devo dire che con l'allenatore nostro e Zeman penso che queste partite siano molto, molto piacevoli per chi le guarda. È vero, noi sul 2-0 magari ci siamo tirati un po' su e abbiamo rischiato di prendere il terzo. Poi abbiamo avuto una grandissima reazione, siamo stati bravi a trovare il pareggio e sì, poi su quelle abbiamo fatto un bel contropiede e Luca ha fatto un bellissimo tiro, comunque da posizione molto defilata, e sarebbe stata la ciliegina sulla torta, però ci teniamo stretto il punto. Par condicio chiedo anche a te, Pocchesci ha detto fallo su Altobelli, Lescano adesso ci ha detto, l'arbitro ha detto tocco di mano di Merola, Zeman ha detto non capisco che cosa ha fischiato l'arbitro, tu che cosa hai visto lì nel finale? Ero lì in area, anch'io ho visto un tocco di mano, quindi... C'era? No, sì, no, l'ho visto, e quindi anche se l'arbitro ha detto che ha fischiato per quello, penso che ci sia stato.